Calisthenics, tecnica versus forza. Allora, c'è ancora grande confusione in merito a questi aspetti. Lo ammetto, anche noi stessi allenatori siamo anche i primi forse a generare anche un po' di confusione, perché rimarchiamo sempre l'accento, l'attenzione sul fatto che molti esercizi bisogna eseguirli, bisogna essere tecnici, bisogna eseguirli con una buona forma per evitare compensazioni, per rendere più efficace l'esercizio, sviluppo della forza, delle skills e così via. Però attenzione a non perdere l'orientamento. Tanti nostri allievi tendono a perdersi un po' in questa, in merito a questa roba. Tanti ci chiedono: coach, ma è una questione di tecnica o di forza? O tanti altri ancora chiedono: guarda, io ritengo di avere la forza ma non ho la tecnica, pertanto insegnami l'esercizio. Allora, moment, tecnica e forza, specialmente nel calisthenics, sono due cose che vanno a braccetto, sono due facce della stessa medaglia. Non si tratta di entrare in palestra, c'è un coach che ti insegna i trucchi, le tecniche e io inizio a eseguire gli esercizi. Ci va preparazione, ci va condizionamento, ci va forza. Non riesci ad accedere alla tecnica se non sei sostenuto dai giusti livelli di forza, tanto per capirci. Dico questo perché tanti ragazzi ancora fanno confusione e scollegano anche quello che è il percorso delle progressioni. Prendiamo ad esempio i 90 degree push up, gli handstand push up liberi, uno degli esercizi che più spesso mi vedono eseguire. Tanti mi chiedono: coach, insegnamelo. Molto spesso questi ragazzi scollegano il fatto che in realtà non hanno i requisiti per accedere a quell'esercizio, quindi non hanno le chiavi d'accesso a quell'esercizio, non potranno mai mettere in pratica la tecnica per apprenderlo a quell'esercizio, perché ancora non hanno le basi, ancora non hanno i requisiti per iniziare il percorso verso quella skills. Quindi non è ben chiaro questo percorso di progressioni. Se non hai i piegamenti in verticale liberi, non hai almeno un 5x5 di questa roba qua, e anche con il deficit, non puoi approcciare i 90 degree push up, perché i 90 degree push up, sulla strada dei 90 degree push up, in mezzo ci sono proprio c'è questo esercizio qua. È ovvio che con i pesi bilancieri è più facile, perché uno se sta macinando panca piana con 100 kg non si sogna di dire: adesso faccio panca piana con 150, 5x5, no, se sei ancora fermo a 100 kg è inutile che ti insegnino la tecnica perfetta in panca piana, non è quella che ti fa tirare su i 150 kg. Stessa cosa nel calisthenics. Ancora, per fare un esempio, alcuni ragazzi vengono e mi dicono: io ho la forza ma non ho la tecnica. Ci riferiamo di nuovo agli handstand push up free, un esercizio che è veramente cool da vedere, se lo fai sei veramente il figo del quartiere. Però attenzione, cosa vuol dire avere tecnica? Al concetto tecnica sottinteso devo avere controllo, una coordinazione, un senso del corpo, dell'equilibrio, molto sviluppati nei confronti di quell'esercizio. Quindi tutto questo involucro qua che sottintende alla tecnica è come se fosse, un po' per fare un paragone, un potente condizionatore su una potente macchina da corsa. Se tu attacchi questo condizionatore, vai a togliere, a ridurre i cavalli di questo bolide che hai sotto il culo. Se ritieni di avere la forza e non la tecnica, sbagli, proprio perché tutto il bisogno di tecnica, e quindi a tutto ciò che ne consegue è sottinteso, è come se andassimo a sottrarre energia ai muscoli primari coinvolti nell'esercizio. Tu in un esercizio assistito riesci a esprimere tanta forza, perché sei contro la parete, non hai quasi nessun bisogno di controllo, quindi quel condizionatore non è attaccato. Mentre quando andiamo a farli liberi, quel condizionatore è attaccato. Andiamo a sottrarre energia ai muscoli principali, perché oltre a dover spingere sono coinvolti dal sistema nervoso centrale, a dover controllare, regolare. Quindi capisci qual è il gioco. E tecnica e forza sono la faccia di una stessa medaglia, devono essere visti come una cosa che va sempre a braccetto. Mi raccomando, la tecnica prende il via se hai i giusti requisiti. Non pensare che sia una questione di tecnica per il semplice fatto che tu non riesci ancora a eseguire certi esercizi molto difficili, anche se ti senti forte. Bene, con questo è tutto, vai a spingere come un ossesso, il segreto è questo: mettersi nelle condizioni di spingere, tirare a bestia sempre di più. Ci vediamo, ciao!